Ok, ti ringrazio per tutto, sempre un piacere da parte mia fare gli affari con te. Dai, ci vediamo alla prossima perché comunque penso di tornare. D'accordo? Grazie ancora. Ciao ciao e buona giornata. Mamma mia, oh, cambiali a non finire, cambiali a non finire. Chiudiamo la porta. Ciao a tutti ragazzi, sono Marcello Zingaro 68 e mi trovo nella Mercury Farm. Allora ragazzi, mi trovo in negozio perché ho fatto degli acquisti. Infatti, come vedete, i soldi non ne ho più, sono rimasto con 7.305 euro. E ragazzi, ho fatto un bordello di viaggi, non vi nascondo che il gasolio fa guadagnare tanti soldi, però ho incominciato anche a comprarmi qualche macchinario perché, come vi avevo detto la volta scorsa, ho intenzione di fare una specie di, chiamiamola così, mappa autotrasporti, però anche fare delle missioni. Io questa mappa qua farò missioni autotrasporti per andare a vendere le robe, l'acqua, il gasolio, il fertilizzante, insomma, quello che la mappa ci concede di vendere. Allora, ragazzi, con i soldi che ho fatto col gasolio mi sono comprato la trebbia, vedete qua. Ho preso questa trebbia qua, la Rochelmash. È la, non mi ricordo, la RSM 161, ragazzi, con la sua lama. E poi ho preso anche il Massey Ferguson, il 7722, ragazzi, 240 cavalli. Come avevo detto l'altra volta, il massimo che arrivo come cavalli sono 240. Siccome, ragazzi, come dico sempre, ormai la maggior parte dei trattori li abbiamo usati tutti, però ci basiamo spesso e volentieri tutti su Fendt, John Deere o se no anche Newola. Ho detto andiamo a prendere un po' un Massey Ferguson per cambiare un po', ragazzi. Ok, questi sono gli acquisti che ho fatto, ragazzi, perché voglio incominciare comunque a fare delle missioni, a incrementare per fare, perché ragazzi, come vedete, guadagno, però compro macchinari e poi alla fine rimango sempre senza soldi. Allora, per portare la nostra trebbia a casa, ho scelto di portarla col carrellone. Dunque, andiamo a prendere la nostra macchina, ragazzi, ci andiamo a casa a prendere il nostro trattore stradale. Ok. Ecco, poi volevo aprire una parentesi perché mi ha scritto, nei commenti mi ha scritto il mio amico Giordano, dicendomi: Marcello, prendi il T6 della Nuvola o se no anche qualche come si chiamano, ragazzi, devo entrare un attimo nel coso perché se no non mi viene, prendi anche qualche Valtra, ecco, sì, ok, perfetto, sì Giordano, prenderemo sicuramente, andrò a prendere anche il Nuvola, un attimo di tregua perché ho appena speso. Devo un attimino incominciare a guadagnare qualche soldino. Comunque sì, andremo a prendere anche un bel T6, Giordano, tranquillo. È una promessa che ti faccio. Allora, nel frattempo ce ne andiamo in farm perché ho fatto qualche piccolo cambiamento anche là. Niente di che, ragazzi, sto iniziando adesso, la mappa l'abbiamo appena aperta, ho dovuto riniziare da capo. Perché purtroppo, se qualcuno non lo sa, il primo salvataggio che avevo fatto sulla Mercury Farm, per sbaglio, per che cosa, comunque è stato perso, l'ho cancellato. Allora, ragazzi, questa è la farm, l'ho un po' modificata, come vedete. Allora, mi sono fatto due garage perché, come vi ho detto la volta precedente, farò questa mappa come una ditta di autotrasporti, dove andrò a vendere il gasolio, acqua e tutto quello che la mappa ci concede. E poi mi sono fatto questa sorta di, chiamiamola così, rimessaggio, ecco. Un rimessaggio dove ci sta il lavaggio, vedete ragazzi, si entra qua, si fa il lavaggio ai mezzi, poi si va avanti così, andiamo in officina se c'è bisogno di riparare o comunque fare dei cambiamenti e poi alla fine il rifornimento. Una volta finito, poi andremo a mettere i nostri mezzi nel loro garage. Ecco qua, qui ho fatto un po' di camion, ho un trattore stradale, ho preso
il nostro trattore stradale della Mann, che è il primo che abbiamo comprato, vi ricordate, ho venduto tutti i mezzi che ci dava la fattoria, ho comprato questo con la cisterna del gasolio, poi mi sono andato a prendere il C-Seppel D500, 754, scusatemi, ho preso il camion per l'acqua perché ragazzi il primo video ci sta, sono andato a fare con la stessa cisterna e lo stesso camion, sono andato a fare sia acqua che gasolio, però insomma ragazzi non è così, nella realtà non è veramente così perché se una cisterna la usiamo per gasolio non possiamo usarla per metterci l'acqua, sarebbe. E allora ho detto vabbè, visto e considerato che ci hanno dato anche il camion cisterna, l'autocisterna, perché alla fine è un autocarro con la cisterna, per l'acqua, ho detto vabbè, mi prendo anche il camion con la cisterna e ho preso anche il rimorchio. In pratica abbiamo fatto l'autotreno, ragazzi, vedete, c'è l'altro rimorchio della cisternina che va attaccato a quel camion che vi ho fatto vedere poco fa, e poi ho preso questi due rimorchi qua che sono per il C-Seppel 754 e questo per il nostro trattore stradale. Ragazzi, ho fatto un po' di cambiamenti, qualcosina, siamo ancora all'inizio, non ho fatto niente di che. Poi qua non me ne voglia il nostro Giordano, non voglio tirare su altre polemiche, per l'amor del cielo, ho sacrificato un terreno dove ho messo il coso dell'acqua, il cisternone dell'acqua per andare a riempire i nostri camion, perché ragazzi anche andare a prendere l'acqua al laghetto con il camion a retromarcia non è poco credibile, non è niente di veritiero. Allora mi sono fatto una cosa così, ho messo il silos per caricare il fertilizzante, semi, quello che il Garda ci consente di vendere e così via. Ragazzi, mi sto organizzando piano piano perché, ripeto, andrò a fare una mappa di autotrasporti e una mappa di missioni. E poi metterò gli animali lo sapete, in tutte le fattorie li ho sempre messi, gli animali quelli non mancano, però a differenza degli altri salvataggi delle altre fattorie non andrò a fare i miei terreni, farò solo missioni, ragazzi. Ok, io direi che questa non ci serve più, la rimettiamo a posto. Ok, perfetto, siamo qua. E andiamo a prendere il nostro trattore stradale, così andiamo a recuperare i nuovi mezzi che abbiamo comprato. Allora, ci prendiamo il nostro MAN, accendiamo lampeggianti, io direi anche le luci, ragazzi, perché comunque sono. Ok, ci dirigiamo in negozio, ragazzi. Metto un attimino dentro, così guidiamo anche un attimino da dentro. Boh. Io direi che così va bene, dai. Sì, ragazzi, piano piano sto ingranando, dai, non è male. Pian pianino tiriamo su la. Piano piano piano. Allora, vediamo un attimo. Fortunatamente non c'è nessuno. Sicuramente, ragazzi, quando abbiamo il carrellone dietro con la nostra trebbia sarà pieno di macchine, di camion. Ah, no, devo stare su questa corsia perché siamo in territorio inglese. Allora, andiamo a prenderci i nostri mezzi e li portiamo in farm. No, così ragazzi incomincio a organizzarmi anche per fare le missioni. Cominciamo a fare anche un po' di missioni. Allora, io direi intanto di agganciarci il carrellone. Ragazzi, il carrellone non l'ho comprato, l'ho preso solo in affitto. Anche perché insomma non mi serve comprarlo. Una volta che la trebbia ce l'abbiamo in farm, poi insomma ci spostiamo sulle strade della farm. Allora, vediamo un attimino di posizionarci giusti. Ok. Dunque. Boh, io penso che dovrebbe bastare. Allora. Ok. Mandiamo un attimino avanti il nostro MAN. Boh. Ok. E adesso mettiamo sulla trebbia. Ok, perfetto. Ragazzi, ho preso la Roshama per cambiare, perché non faccio altro che vedere John Deere, John Deere, John Deere. Cambio, prendo un'altra trebbia, basta che non sia la John Deere, ragazzi, perché veramente
Troppe volte la sto vedendo, speriamo che ci stia nel carrellone. Non lo so, ragazzi, speriamo. Sì, dai, ci dovremmo stare più o meno. Ci dovremmo stare. Vediamo un po'. Neanche tanto tanto, ragazzi. Mamma mia, oh, queste trebbie sono enormi, veramente. Ok, io direi che ci siamo. Eccoci qua, allora agganciamo. Ma io direi di avvicinarla un pelino se riusciamo, vediamo un po'. No, riesco a spingerla. Ah, perfetto. Ok, nel frattempo ci mettiamo a posto anche il nostro Massey Ferguson. Gli aggancio la lama così dopo venga a prendere, portiamo anche la lama in fattoria. Allora, ci attacchiamo il peso. Perfetto. Ok, perfetto. Io direi che siamo a posto. Ok, facciamo il primo viaggio, ragazzi. Via, si parte. Portiamo la nostra bella trebbia a casa. Pian pianino. Eccoci qua. Allora, qua. Vabbè, noi possiamo andare, dai, pian pianino. Sì, ce la facciamo. Ok. Ve l'ho detto, ragazzi, che con il carico avremmo incontrato un sacco di traffico. Eccoci qua, ci siamo, dai. Pian pianino. Così incomincio anche a organizzarmi con le nostre missioni. Andremo a fare tante missioni, ragazzi, veramente tante, perché tiriamo su soldini anche da lì. Ok. Piano piano si gira. Eccoci qua, dai che ci siamo quasi, ce l'abbiamo quasi fatta. Eccoci qua. Perfetto, siamo arrivati qua in farm. Ok, allora. Io direi di sganciarlo. Perfetto. Così la tiriamo giù. E siamo a posto. Eccoci qua. Meglio di così non poteva andare. La mettiamo qua momentaneamente. Ok, allora io direi, ragazzi, di agganciarci il carrellone così lo riportiamo in negozio. Ok, andiamo a riportarlo in negozio, la faccio se io voglio. Ok, andiamo a riportarlo in negozio così lo rendiamo. E veniamo su con il nostro trattore. Allora, non arriva nessuno, possiamo uscire, allarghiamo un pelino, via. Ok, abbastanza tranquilli, ragazzi, quando abbiamo questi mezzi qua. Eccoci qua, siamo quasi arrivati anche in negozio. Ragazzi, lascio il camion, sì, lascio il camion qua, vengo su col trattore, poi mi arrangerò io a prenderlo. Aspettiamo un attimo che passi questi. Mamma mia. Ce la faccio? Sì, dai. Ok.
Allora, dobbiamo rendere il carrellone, ragazzi. Ci mettiamo un attimino così. Potevano farlo un attimino. Non lo so. No, aspetta. No, 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 no. Allora, aspetta. Ok. Questo, aspetta, prima vediamo se ce lo fa rendere, perché non vorrei che... Vediamo un po'. Allora, andiamo un attimino da Geppetto. Geppetto, ti ha portato il carrellone. Allora, invio. Ok. Perfetto, fatto tutto. Geppetto, lascia aperto così respiri un attimo, chiuso dentro. Ah, questo. Ah, ecco, c'è sempre qualcosa che non va. Allora, dobbiamo rendere anche questo. Mettiamo così. Come no? Impossibile staccare l'inquadratura. Perché? Ma stiamo scherzando. Facciamo la vecchia maniera, ragazzi. Perché sennò divento matto. Ok, perfetto. Grazie. No, ragazzi, non c'ho voglia di tirarmi in matto. A volte funziona, a volte no. Allora, mettiamo il nostro trattore stradale qua. Ok, perfetto. E ce ne andiamo in farm con il nostro Maseferrus. Così portiamo anche la lama. Poi verrò io a prenderla. Allora, accendiamo lampeggianti. Accendiamo anche le luci, va? Che ci siamo. Dunque, sì, vabbè, ce la faccio, dai, un pianino. Ok, perfetto, ragazzi, portiamo anche questa. Ok, eccoci qua, e già ci siamo più o meno organizzati. Poi, ragazzi, devo fare altri acquisti, però... Prima di fare altri acquisti devo anche guadagnare i soldini, perché sennò la vedo dura. Ok, ci siamo. Tanto bene o male, se andiamo a trebbiare i campi, abbiamo la lama, la trebbia, prendo un cassone con un camion, per il momento ci aggiustiamo così. Ok, perfetto. Stacchiamo la lama. Momentaneamente il nostro trattore lo mettiamo qua in garage, lasciamo qua un attimo. Ok, perfetto. Ragazzi, fatemi salvare un attimo perché non vorrei che succeda qualcosa. Allora, vediamo un attimo. Ok, salva. Ah, tra l'altro non c'è neanche la salva, devo anche impostarla. Vabbè, no, facciamo così. Mettiamo 10 minuti, dai. Ok. Allora, ragazzi, visto e considerato che siamo arrivati a questo punto, io direi di andare a cercarci una bella missione di trebbiatura. Allora, vediamo un po'. No, vabbè. Così poco no, meno guadagnare qualcosina. Una un po'. Ecco qua, 3.000, quasi 4.000. Mi sa che 1.700. No, ragazzi, dobbiamo fare... Ne ho visto una quasi da 4.000 prima, vediamo un po'. Questa dovrebbe essere, 3.903. Dai, ragazzi, io accetterei questa. Accettiamo che il campo è il campo 29. Ok. Così andiamo a provare subito la nostra metitrebbia. Allora, ci agganciamo la nostra lama. Ok. Dunque, campo 29. Allora, dobbiamo passare da qua. Ok.
Abbiamo un po' di stradina da fare, ragazzi, eh? Però pian pianino ci arriviamo. Ok. Via. Sì, qua ragazzi, qua non c'è bisogno del carrellone, qua mi aggiusto io, strade di campagna. Eccoci qua, siamo dentro la Trebbia. E ci dirigiamo verso il campo 29, così iniziamo a fare la missione, ragazzi, perché così comincio a incrementare qualche soldino. Poi andiamo a vendere anche un po' qualcosa, magari non so se riesco a farlo oggi, magari nel prossimo gameplay, ragazzi, piano piano. Abbiamo la possibilità di vendere gasolio, di vendere l'acqua, di vendere delle cose. Adesso non mi ricordo cosa tutto posso vendere al Garden, nella Mercury Farm. Ragazzi, devo fare un po' di slalom per deviare tutte le robe che sono nella strada. Allora, mi sa che siamo arrivati. Dovrebbe essere questo, ragazzi, il campo 29. Allora, apriamo un attimo la mappa, andiamo a vedere un attimo. Eccolo qua, campo 29. Allora, entriamo dentro. Perfetto. Intanto incominciamo a dispiegarla. Ok. Pronti? Iniziamo con la prima missione, ragazzi. Diamo inizio alla prima missione, ragazzi. Da qua iniziano le missioni della Mercury Farm. Eccoci qua, ragazzi. Via, si inizia. Sì. Come vi dicevo a inizio gameplay, questa mappa qua la farò così, autotrasporti e missioni, ragazzi. Più vabbè, chiaramente metterò gli animali, però non andrò a fare campi miei, non andrò a fare a racimolare tutto quello che si prende dai campi. Sì, farò le solite lavorazioni che si fanno nei campi nostri, però le farò come un conto terzi, ragazzi. Ecco, parliamoci chiaro, farò il conto terzi. Allora, io direi nel frattempo che facciamo questa andana, cioè questa andana, questo passaggio qua lo facciamo noi, il ritorno gli metto l'operaio così vado a prendere anche un camion, ragazzi, perché ci serve anche un camion per scaricare la nostra trebbia. È chiaro che non farò trebbiature e basta, farò le trebbiature, farò i passaggi del fertilizzante, farò le arature, la semina. Tutto quello che non cambia niente da un terreno diciamo, di non nostra proprietà a un terreno nostro non cambia niente, i passaggi saranno sempre quelli. Ok, allora torniamo in posizione. Eccoci qua. Ripartiamo. Ragazzi, metto un attimo l'operaio così andiamo a prenderci un camion. Eccoci qua. Mi scarrello. Sì, scendo da qua, tanto siamo qua in farm. Ragazzi, io direi a questo punto di andare a prenderci il nostro C-Sepper 754. Eccoci qua. Ragazzi, l'interno è uno spettacolo. Il camion di una volta. Ok, allora ci agganciamo il nostro rimorchio e ci dirigiamo verso il campo. Facciamo un po' di manovra. Ragazzi, guardate questo rimorchio. Non potevo portarmelo in farm, nella mia farm un rimorchio così ci doveva stare. Guardate qua, ragazzi. Bellissimo, bellissimo. A me piace una cifra. A me veramente piace una cifra, ragazzi. Ok, ci dirigiamo verso il campo. Come vedete, incomincia a essere scrostato perché ho fatto qualche viaggio anche con questo. Sono andato a vendere un po' di concime
solido, sono andato a farmi un viaggio di fertilizzante che ho venduto al Garden. Ragazzi, ho viaggiato, con i camion ho viaggiato perché mi servivano soldini per comprare la trebbia, per comprare il trattore. Io, come dico sempre, tempo permettendo, dietro le quinte cerco sempre di portarmi avanti, come dico in tutti i gameplay. Ok. Eccoci qua. Seguiamo le tracce che ho lasciato prima con la trebbia. Bello, perfetto, perché ci siamo. Ok, perfetto, siamo quasi arrivati. Eccoci qua. Io direi di posizionarlo anche qua, ragazzi, che va più che bene. Boh. Perfetto, torniamo dalla nostra trebbia. Eccoci qua. Perfetto. Ok. Licenziamo il nostro operaio, così ci rimettiamo a lavoro. Via, si riparte, ragazzi. Non hai accesso, c'ho il contratto. Come non ho accesso? Ok, si riparte ragazzi. Ecco, questo è quello che andremo a fare in questa mappa. Poi è chiaro ragazzi, io non ripeto sempre, non tralascio il load stream, magari il prossimo gameplay se non lo so, può essere che lo faccio ancora qua, può essere che magari mi sposto nel load stream e andremo a fare un gameplay nel load stream. È chiaro che ragazzi mi farebbe piacere se qualcuno di voi mi commenta e mi chiede che ne so, Marci falla nella Mercury Farm oppure facciamoci un giro anche nel loro stream. Ditemi voi ragazzi, ditemi voi. Io sto portando avanti anche la Mercury Farm per fare anche le mappe un po' diverse, fare magari qualcosa anche di diverso. Qua ho voluto aprire la ditta autotrasporti e le missioni, di là facciamo fattoria normale come abbiamo sempre fatto. Ecco, ditemi voi il prossimo gameplay se avete voglia di fare ancora qua o magari di andare a farci un video sulla Old Stream. Fatemi sapere voi. Tempo ci portiamo avanti. Ok. Abbiamo ancora un po' di manovrina. Via, si riparte ragazzi. Ecco, sì, poi è chiaro che pian pianino, quando incomincerò a fare soldi, andremo a farci anche la zona animali, incominceremo a mettere le pecore, i maialini, a mettere le mucche, e metterò qualche cavallo, perché abbiamo anche la stalla dei cavalli, sì, dico bene. Piano piano ragazzi, questo è il secondo gameplay, come vi dicevo nel gameplay scorso e anche qua inizio gameplay, purtroppo il salvataggio che avevo aperto su questa mappa qua, vuoi per errore, vuoi perché non so cosa ho combinato, comunque non me lo sono più trovato, ho dovuto riniziare da capo ragazzi. Però va bene così, dai, l'importante è giocare, divertirci, passare una ventina di minuti, 25 minuti, adesso io non so quanto è, più o meno sono sempre quelli i tempi. Mi diverto io, spero che vi divertiate anche voi. E se avete delle cose da chiedermi, delle cose da farmi fare, delle scelte, ditemi voi. Ecco, poi come vi ho detto, Giordano mi ha chiesto di se avevo voglia di prendere, perché avevo chiesto che trattori vi piacerebbe comprare. Giordano ha espresso la sua dicendomi anche un T6 della Nuvola, che non sarebbe male, ragazzi.
Ecco, quello che vi chiedo, ragazzi, non buttiamoci su Fendita e Giundia, ragazzi, veramente, ve lo chiedo per piacere perché non nego che siano trattori bellissimi, non lo nego, per l'amor del cielo, massimo rispetto per le due case, perché sia la Fendt che la Giundia sono due case bellissime, fanno dei mezzi stupendi. Però, ragazzi, basta, basta, perché se fate un giro su YouTube, la maggior parte dei youtuber che fanno i video su Farming Simulator usano tutti più o meno gli stessi mezzi. Io sto cercando di cambiare un po' per non vedere sempre gli stessi mezzi all'opera. Non si fa altro che vedere John Deere, che vedere Fendt, John Deere e Fendt, ragazzi, no, basta, veramente basta. Io sto cercando di cambiare mezzi. Perché già più o meno tutti andiamo a fare le stesse cose, chi ha la chi trebbia, però se poi dobbiamo usare anche sempre gli stessi mezzi, insomma, alla fine non mi sembra il caso. Ok, ci giriamo. Perfetto. E si riparte, ragazzi. Comunque, ragazzi, il commercio del gasolio è una roba allucinante. Allora, ragazzi, ve lo ricordate, io vado a spendere 40.000 euro di gasolio ogni volta che carico la cisterna. Quando lo vado a vendere al Garden, facciamo 145.000 euro, vuol dire che di guadagno abbiamo 105.000 euro, ragazzi. E vi basta fare 3-4 viaggi, vi ritrovate già con 3 o 400.000 euro. Questa è la vendita del gasolio, più tutto il resto, cioè l'acqua, si possono portare carrelli o rimorchi di fertilizzante, di fertilizzante chimico, di fertilizzante solido. Si può fare un po' di commercio, possiamo vendere un bel po' di roba, ragazzi, possiamo vendere un bel po' di roba. Ok. Eccoci qua. Via, si riparte. Certo, è chiaro che se questa soia qua andava a venderla invece di portarla là per la missione, facevo qualche soldino in più, però ragazzi, ci sta, ci sta. Non, la cosa non mi preoccupa, tanti soldini riusciamo a farli ugualmente. Ragazzi, non so se finisco tutto il campo perché con i tempi ci stiamo avvicinando. Oggi vado un pelino più lungo del solito, ragazzi, eh. Ve lo dico, vado un pelino più lungo del solito, così. Magari finiamo di riempire la trebbia e la vuoto, dai, poi magari si fanno i saluti, ragazzi. Ok, manovrina, via, che riparte. Eccoci qua. Ci siamo quasi, siamo all'87%, ragazzi, all'87%. Apro un attimino, ragazzi, così vedete anche voi. Ecco qua,
Beh, dai, non male, non male direi. Come campetto, 4.000 euro. Poi magari vediamo le altre missioni. Chiaro che non le faccio oggi, ragazzi, perché sennò oggi facciamo. Ne non la finisco neanche questa, ragazzi. Finisco di riempire la trebbia, la vuotiamo sul nostro auto. No, neanche. La vuotiamo nel nostro rimorchio. E poi. Poi facciamo i saluti, dai, se no tiriamo troppo per le lunghe, ragazzi. Ok, ci dovremo qua il 98%, ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi, così andiamo a scaricare. Piano. Piano. Ok, eccoci qua, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Via. Io direi di girarci un attimo così. E nel frattempo che apro il condotto vado a prendermi il mio trattore stradale con rimorchio. Ragazzi, uno spettacolo, veramente bello. Non mi dispiace. Ok, via, andiamo. Eccoci qua, ragazzi. Andiamo un attimino. Penso il primo di riempirlo, il secondo non ne sono sicuro, ma il primo penso di riempirlo tutto. Ok, vediamo se ce n'è ancora. Sì, ne abbiamo ancora un pochino. Sì, però è quasi vuoto, dai. Ok. Perfetto, ragazzi, io direi di fermarci qua. Come secondo gameplay penso che vada abbastanza bene. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete consigli da darmi, mi raccomando, non trattenetevi, fatemi sapere. Comunque, questa mappa, ve lo ribadisco, faremo così. Faremo missioni, autotrasporti, vendita con i nostri camion e insomma, poi andremo avanti così. E poi ci abbiamo sempre la nostra Old Stream. D'accordo? Dai, un abbraccio da Zingarello, vi aspetto numerosi. Alla prossima, ciao ciao ragazzi!